Buongiorno amiche e amici di Nano TV, come al solito siamo qui per una nuova puntata dei nuovi miti del web e abbiamo un ospite speciale. Presentati. Sono Marcus 81, mi trovate su TikTok e Esattamente, i suoi racconti su TikTok cominciano sempre così, con questo, ma lo senti di nuovo? Waiu! Anche simpaticissimo. Allora, di che cosa si occupa in realtà Marco? Perché Marcus, esatto, è il suo nome, esatto, diciamo, d'arte in qualche modo. Una battaglia. Esatto, però il suo nome è Marco. Marco, di che cosa si occupa esattamente la tua pagina? Vogliamo raccontarlo anche a tutti quei telespettatori che chiaramente non ti conoscono e potrebbero essere interessati al tuo profilo. Allora, la mia pagina si occupa di contenuti relativi al mondo del calcio Napoli, quindi al nostro amato Napoli. Quindi io all'interno della mia pagina pubblico tutto ciò che riguarda le notizie di calciomercato del Napoli, una curiosità che riguarda il calcio Napoli, se il presidente ADL dice una delle sue fantastiche baggianate, se così la vogliamo dire, delle sue uscite, delle sue cacciate, io comunque ci vado a montare un video, lo vado a pubblicare, i ragazzi poi che mi seguono me lo commentano, ho un po' di follower per fortuna che nel corso del tempo mi seguono con piacere, stanno crescendo, sono cresciuti e cresceranno, speriamo sempre di più. Quindi dicevamo, Marco si occupa in generale di calcio, ma soprattutto di Napoli, del Napoli. Sì, esatto. Quello che volevo chiederti per curiosità, e poi ovviamente sarà un po' la curiosità di tutti, perché generalmente è qualcosa che ci tramandiamo di generazione in generazione, il tuo amore per il calcio, ma in particolare per il Napoli, nasce da te oppure la erediti da qualcuno della tua famiglia? Racconta come nasce. Ok, io l'amore per il Napoli non l'ho eredito da papà, stranamente. Questa è una. Esatto, ma lo eredito dallo zio che era tifosissimo del Napoli, trasfertista, quindi un grandissimo tifoso del Napoli, soprattutto del Napoli dei tempi di Maradona. Quindi lui mi ha fatto innamorare del Napoli e di Maradona, chiaramente, e io poi a mia volta ho trasmesso la mia passione a mio padre e l'ho fatto diventare tifoso. Non ci credo. Quindi questa, diciamo, è la particolarità del tutto. Certo. Ed è stata anche per me una grande emozione, una grande gioia quella di trasmettere a mio padre e a mio cugino, a tanti della mia famiglia, l'amore che ho per Napoli e per la città di Napoli. Senti, ma quanti anni avevi più o meno quando proprio ti sei cominciato a interessare, andare a vedere le partite, guardarti un po' veramente le cose come giravano? 8. Ero piccolino, quindi stiamo parlando a cavallo tra il primo e il secondo scudetto, e quindi lo zio mi portava allo stadio, mi portava con lui, vedevo il Napoli, vedevo Diego, vedevo tutta questa grande passione, questa napoletanità che si veniva trasferita in questa maglia azzurra, e da lì è partito poi il cammino che mi ha portato ad essere un grandissimo tifoso del Napoli. Senti, in 3-4 minuti che abbiamo cominciato l'avrai nominato almeno 3-4 volte il nostro idolo, il nostro indimenticabile, che ancora ci commuove quando lo nominiamo, ci emoziona e ci fa sempre un certo effetto. Cioè, lui Diego. Che spesso chiamiamo per nome proprio per la confidenza che sentiamo, come se fosse stato uno di famiglia, come se fosse stato uno che ha fatto parte della nostra vita. Ecco, parlami un po', sì, tu di come Diego. Come se fosse un parente. Io penso che per tutti i napoletani è come se fosse o il fratello maggiore o il papà o comunque qualcuno che ha fatto parte della tua famiglia in maniera attiva. Diego lo ritrovi in ogni parte della città, perché è entrato a far parte di questa città, del cuore dei napoletani, perché ha difeso sempre Napoli e i napoletani. Quando mi chiedono: ma voi perché amate così tanto Diego Armando Maradona? Io dico: è una cosa difficile da spiegare se non sei nato a Napoli e non sei napoletano, perché solo noi sappiamo cosa significa aver avuto il più grande giocatore di tutti i tempi in una squadra e in una città che era Napoli, quella della metà degli anni 80, che era una città difficile, che era una città che comunque viveva una povertà notevole, che era una città, insomma, che non era sicuramente la squadra da dove veniva, che era Barcellona. Certo. Lui dice sempre, c'è un'intervista famosa di Diego che dice nei confronti del presidente di allora del Barcellona: io vado a Napoli perché la gente mi ama, perché ho visto che cos'è Napoli, e io preferisco rifiutare il raddoppio dell'ingaggio perché preferisco correre dietro a un pallone. Questo per me, brividi, significa
tutto ciò che rappresenta il personaggio Maradona. Lui è andato sempre contro i poteri forti e ha difeso sempre Napoli e i napoletani. Verissimo. Senti, a questo proposito, visto che di video su Maradona ce ne sono tanti, ne mandiamo qualcuno così diciamo i nostri telespettatori vedono anche, si guardano sì. La pagina, si guardano qualche video su Diego che è sempre un ricordo meraviglioso da guardare. Ritorniamo subito tra qualche minuto, guardate. Quando un giornalista chiese ad un calciatore che era careca, chiese al giornalista: ma come fate a vincere? Qual è il vostro segreto, il vostro modulo per vincere? Il vostro schema? Disse Careca: è una cosa semplice. Noi diamo la palla a Maradona, poi corriamo ad abbracciarlo. Perché Maradona, e lo disse il brasiliano Careca, na bupet ha avuto sempre in. Signori, c'è una frase che mi è rimasta impressa, la tengo qua che mi sbatte, per parlare di Maradona, e l'ha scritta, pensate, proprio uno scrittore argentino, parlando della vita di Maradona ha detto: non mi importa quello che ha fatto della sua vita, ma mi importa quello che è riuscito a fare nella nostra, e Maradona ce l'ha cagnata la vita. Eccoci ritornati, e che dire, Maradona riempie sempre il cuore, o Diego come l'abbiamo voluto chiamare fino adesso. Diciamo che molti napoletani, quelli veracioni, dicevano: Maradona c'ha l'uate pacca la faccia. È sempre stato bello sentire dalla gente per strada popolare, quella che poi è la Napoli vera, no? Quella che ci piace. La voglia di riscatto magari, esatto, no? Esatto. Lui quello ha incarnato, la voglia di riscatto di una città piena di amore, piena di sole, piena di gioia, piena di felicità. E lui insomma è stata la nostra rivincita nei confronti di tutti quelli che non avevano questa idea di Napoli e dei napoletani. Ma soprattutto che ha trasmesso, cioè il fatto che sia rimasto, cioè mio figlio c'ha la collanina o la maglietta di Maradona, mio figlio c'ha 14 anni, cioè quindi tu ti rendi conto, e non l'ha mai conosciuto, non l'ha mai visto, ma sarà che noi ci abbiamo fatto una capatanda, perché ovviamente insomma io l'ho amato, lo andavo a vedere anche in trasferta a volte, non ti nascondo, all'epoca anche se non avevo l'abbonamento, quindi ricordi meravigliosi, e ancora quando lo vedo mi fa un po' lo stesso effetto di Massimo Troisi, cioè la lacrima non è difficile che manchi, perché è proprio una, come dicevamo, una persona di famiglia. Infatti sono costretta a chiederti come, cioè io il giorno che hanno detto si è spento Diego Armando Maradona è stato veramente come se fosse morto una persona di famiglia. Io sono rimasto incredulo alla notizia, cioè inizialmente non ci credevo neanche che fosse successo, perché che lui stesse male e fosse stato male nel corso degli anni lo sapevamo, perché ha avuto delle cadute e delle ricadute continue, però non ti andavi mai ad aspettare che lui poi da un giorno all'altro potesse non esserci più. Perché i miti sono eterni, esatto. Quindi tu ti aspetti ci siano che vivano sempre. Bravissima, sono pienamente d'accordo con questa cosa, però io sono convinto che lui lascerà un'impronta indelebile nel nostro cuore soprattutto, e lo sappiamo e lo vediamo nella città perché lo troviamo ovunque. Senti, una nota un po' scomoda, la domanda più scomoda che si possa fare su Maradona, cioè Maradona uomo, Maradona calciatore. Io ho litigato spesso con le persone, nel senso che io credo fortemente in generale nella vita che ciascuno è libero di fare ciò che vuole nella propria vita. Tu puoi essere un avvocato e la notte fai la drag queen, certo. Cioè io sono per la massima libertà, perché credo che sia importante esprimere se stessi, perché quando non lo fai ci si ammala, cioè non ci sono vie di mezzo, ti ammali se fai finta di essere qualcosa che non sei. Ciò non toglie che ci può essere un dualismo, no? In qualche modo, cioè tu senti di essere una persona che là è un po' diverso, perché secondo me la situazione è un po' sfuggita di mano, sì, diciamoci però, la verità. Io credo che essere Maradona non deve essere stato facile, non deve essere stato facile sopportare il peso di sapere che sei il giocatore più forte di sempre, quindi lui è caduto un po' in delle debolezze, ma sfido io a vedere chi al suo posto non avrebbe fatto lo stesso, magari con delle cose diverse, magari si sarebbe comportato in maniera leggermente differente, ma sopportare il peso di quello che questo ragazzo ha dovuto subire in carriera non deve essere stata sicuramente una cosa facile, quindi io onestamente non lo condanno, anzi credo che le sue prestazioni ne abbiano inficiato in maniera negativa
in quanto lui ha assunto delle sostanze che sul campo lo hanno limitato, perché per me era ancora più forte. Infatti lo hanno penalizzato, sono d'accordo con te, cioè lui non è che si dopava per esatto, dire come brava. Quelli che alle Olimpiadi poi arrivano prima, brava, perché steroidi, cioè, brava. Lui faceva tutte cose che lo potevano solo far stare peggio esatto. In campo, e con tutto questo con una palla in, diciamo una cosa, diciamoci la verità, esatto, sempre lo amiamo, sempre lo amiamo all'infinito, e sarà sempre così, e guai a chi ce lo tocca, guai a chi ce lo tocca, e non lo nominate in vano, assolutamente. Io vi dirò di più, quando ho una giornata storta, oh, quando ho uno di quei lunedì neri, accendo il cellulare, mi vado a vedere un bel video di Diego e la giornata cambia completamente. Pensate che meraviglia. Senti, una cosa ti volevo chiedere, una persona appassionata di calcio come te è soltanto un napoletano doc, cioè nel senso che segue solo il Napoli, e con questo intendo dire, sai, per esempio durante il campionato ci sono i famosi calcoli delle partite, se questo vince, se questo pareggia, allora siamo avanti, siamo a vincere, e questo è diverso perché tu sei portato a vedere la partita, nel senso che chiaramente il risultato di quella partita sarà un risultato anche per te, e quindi è chiaro che uno si guarda pure Roma, Inter, Milan. Ma in generale, dico, sei proprio un amante del calcio? Sì, cioè... sono un amante del calcio e di tutti gli sport in generale, cioè sono proprio un patito. Ah. A me piace vedere il calcio, sono uno sportivo, infatti nella mia pagina parlo del Napoli, ma mi piace parlare anche del calcio in generale. Se c'è un grande giocatore mi piace vederlo in campo, se c'è una grande squadra che gioca un calcio bellissimo a me piace vederla e mi piace fare i complimenti. Ciò non toglie che tifo Napoli, certo, questo è assodato, però a me piace vedere tutti gli sport, sono un malato proprio di sport in generale. Senti, se a cena ti capita di avere, che ne so, uno che tifa un'altra squadra, no? Che per carità, se è romano e tifa Roma ci sta, perché okay. Penso che sia coerente e da stupidi incazzarsi col romano che tifa Roma, perché cioè, che è la città sua, quindi ci sta tutto. Sul discorso Roma-Lazio si aprirebbe un mondo, ma lasciamo aperto. Però diciamo, se capita, ecco, in genere a tavola si dice non bisogna parlare di politica né di calcio, perché generalmente sono cose che ci prendono in maniera molto viscerale. Tu sei uno che, diciamo, si controlla o sei uno che se la tira la tarantella a tavola se si rompono il calcio? Se mi rompono, assolutamente, se mi rompono me la tiro, e me la tiro pure alla grande, perché cerco sempre di difendere quello che è la nostra napoletanità e quella che è la nostra squadra. I nostri colori vanno sempre difesi, perché il Napoli è una fede. È vero, è così, è stata definita così da, anche da chi più in alto di noi, insomma, da giornalisti famosi, da studiosi, perché ci sono proprio, Maradona è stato addirittura considerato un caso, cioè su come ha influito sulla nostra città, sui ragazzi, insomma, anche quelli meno fortunati che attraverso questa figura, di questa passione così forte per uno sport, hanno cominciato a frequentare delle palestre, il che ti tiene lontano poi dalla droga, contrariamente a quanto si pensi, perché molti dicono oh, McGillis faceva, no, lui è arrivato ad un livello, ma ha sempre dato un messaggio positivo, no? Perché tutti devono aspirare ad essere campioni, poi non lo si diventa in 101 spunta, ma uno provarci, mille, però bisogna provarci sempre nella vita, assolutamente. Senti, e a proposito invece di, vabbè, una cena a tavola, abbiamo capito che può stare tranquilla se viene un interista o un juventino, riusciresti mai a stare con una donna juventina? Mai. È la prima ma cosa. Veramente quando non ero sposato, ora sono sposato, mia moglie tifa Napoli, il nonno di mia moglie era il magazziniere del Napoli di Maradona. Dai. Quindi mia moglie è cresciuta sulle gambe di Diego, perché poi Diego andava a mangiare a casa del nonno, quindi a casa nostra si respira Diego a 360 gradi per quello che è, per quello che ha rappresentato per noi, quindi c'è un amore veramente viscerale. Ma tu fossi innamorato pure perché ma poi ma proprio ma probabilmente sì, ma mai con una juventina. Niente, no. Proprio, ho visto proprio la è cambiata proprio la mimica facciale. Senti, siamo arrivati al momento più bello, no? Nel senso che io ho letto un libro molto bello che poi ti inviterò a leggere, di un giornalista carissimo amico, Bruno, che ha scritto un libro su Napoli e la napoletanità. Il nostro amico in comune Fabio Zizzolfi lo conosce bene, e lui ha scritto parecchie cose, no? Ha scritto proprio un capitolo sul Napoli, sul
sul fatto che Maradona all'ultimo momento veniva, non veniva, quindi un libro dalle grandi emozioni. Abbiamo aspettato, ci siamo andati vicino, sembrava che fosse ad un passo e poi è svanito e poi è ritornato e poi oggi dopo 33 anni noi siamo campioni d'Italia. Cioè che è una cosa che ti riempie proprio bronchi, polmoni, esatto, e bocca. Ti riempie completamente, sì. Ti riempie il cuore. Tu come hai vissuto la vittoria di questo scudetto? Sincero, ci hai creduto sempre dall'inizio? Ti sei scoraggiato quando, perché diciamo che loro hanno fatto un inizio di campionato straordinario, no? Infatti molto spesso, e questo l'ho apprezzato, devo dire, anche diciamo i dirigenti delle altre squadre dicevano erano inafferrabili, perché hanno fatto cose che forse non si sono mai viste. Cioè tante partite, infatti mio padre, grande tifoso anche lui, che accompagnava Maradona allo stadio nel servizio bus che avevano all'epoca, dice non è normale, cioè non può fare tanti partiti a così, essere un supereroe, per forza la caduta ci deve stare, è normale. E poi all'improvviso si sono delineate le cose e si arrivava sempre a un passo, rimandiamo ancora, oh aiuto, è andata bene ma non come doveva, e poi è arrivato. Che cosa hai provato? Cosa hai sentito? Spiegamelo come se fossi un bambino di 5 anni, chiudi pure gli occhi, raccontami che cosa è stato per te dire aiuto, ci sono altre 3-4 partite, dobbiamo alzare la coppa eccetera, verrà e tutto quanto, ma mi giuro, cioè lo scudetto è nostro. Cosa hai provato? Nostro. Ho provato un'emozione indescrivibile che non è difficile anche da raccontare, perché è qualcosa di fortissimo che ti viene da dentro. Io sono figlio degli anni 80, quindi sì, il primo e il secondo scudetto l'ho vissuto, ma ero piccolino, ricordo ben poco. Questo è lo scudetto che veramente ho sentito mio, perché è un'emozione enorme. Non credevo, non me l'aspettavo che sarebbe arrivato quest'anno. Magari mi aspettavo che sarebbe arrivato nell'anno della cavalcata di Sarri dei 91 punti, l'anno successivo. Molti. Ma non mi aspettavo quest'anno. E quando si incominciavano a vincere le partite, il Napoli giocava bene, incominciava anche a dominare in Italia e in Europa, io dicevo vabbè, ma finirà, vabbè, ma non dureremo. E invece poi pian piano il sogno si è avverato, ed è stata una grande rivincita nei confronti soprattutto delle squadre del nord. Per quanto mi riguarda, perché finalmente dopo tanti anni che ci siamo andati vicino siamo riusciti a portare a casa questo benedetto scudetto dopo 33 anni, ed è stata una gioia per tutti. Ci siamo luati, famoso paccarafaccio con tutto quanto. Brava, esattamente. Così è, che poi noi siamo napoletani ed è questo quello che pensiamo. C'è sempre una rivalsa, perché Napoli è sempre un po' schiacciata, è sempre un po' criticata, anche se questo è proprio l'anno nostro. Tant'è vero che molti cominciano a pensare come sarà, come andrà, ma noi siamo ancora inebriati, siamo ancora imbriacati. Siamo ancora festeggiando. Mi ricordo quando eravamo piccoli, si diceva quando uno voleva festeggiare il compleanno, ho fatto la festa, domani faccio la torta, domani con noi, ma guai che fate, mi giudo scudetto. Mi ricordo che si diceva così addirittura, perché noi siamo ancora inebriati da questa emozione, non ci svegliate, lasciateci stare. Ma se voi andate a un compleanno oggi a casa di un amico, troverete la torta del Napoli, state sicuri, cioè è così. Ma ancora abbiamo, vedi, tutte strisce. Abbiamo ancora la città comunque addobbata a festa, con i colori bianco-azzurri che sono quelli del Napoli, quindi abbiamo una città che già è meravigliosa di suo, con questo sole e con questi colori poi è ancora più bello. Abbiamo cose noi che non c'ha nessuno, e ricordatevi che siamo noi i campioni d'Italia. Siamo noi i campioni dell'Italia, siamo noi. Ma stiamo bene ragazzi, ma noi ci pigli acustica, ma fa. Senti caro, vabbè, ti chiederei milioni di altre cose, ma ovviamente insomma sarebbe impossibile, durerebbe un tempo esagerato, e quindi intanto ti ringrazio per essere stata con me, grazie per essere venuto, per esserti raccontato con estrema sincerità, e ci salutiamo gli amici di Nano TV, e quindi salutiamo insieme Nano TV, noi ci vediamo martedì prossimo, e i saluti da Marco. Why you? Un bacio da testa.